Sì, te, poi è uno dei compagni che ha costituito anni fa insieme a Salvatore d'Albergo l'Associazione Nazionale per la Difesa della Circostruzione e lavoratori e lavoratori. E dunque, due parole giusto per richiamare alcuni caratteri, ci vorrebbe tanto tempo, alcuni dei caratteri che fanno della nostra Costituzione una Costituzione altra, no? Rispetto alle Costituzioni cosiddette liberali, sia di stampo continentale che anglosassone. Possiamo partire ricordandoci, più vicino ai giorni nostri, che nel 2006 gli italiani, probabilmente non tutti con piena consapevolezza, hanno respinto con un referendum la controriforma costituzionale voluta allora dalle forze del centro-destra, con Berlusconi, eccetera. Dove il disegno era quello di modificare radicalmente la cosiddetta seconda parte della Costituzione, ovviamente sostenendo che si trattava appunto di una modifica che non metteva in discussione i nostri principi, eccetera, eccetera. Un'argomentazione, una giustificazione che è stata fatta propria tal quale anche dalle cosiddette forze di centro-sinistra, quelli che dovrebbero essere gli eredi dei partiti di massa che hanno fatto la resistenza dell'Assemblea Costituente, cioè quindi gli eredi, i cattivi eredi del Partito Comunista e della Democrazia Cristiana e dei socialisti, ovviamente. E quindi in realtà quello era un tentativo allora respinto di scardinamento radicale di tutto l'impianto costituzionale, perché la prima cosa che dobbiamo capire, che lì poi è scritta benissimo e che già tutti noi sappiamo peraltro, è che la Costituzione è un tutto organico che lega i cosiddetti principi fondamentali iniziali, la prima parte e la seconda parte. Quindi non si può produrre delle modifiche consistenti in una di queste parti senza scardinare le altre. E d'altra parte, appunto, anche qui dovremmo rifare un po' una storia, ma non abbiamo il tempo, però noi comunque sappiamo che lo scontro intorno all'attuazione della Costituzione è partito il domenica 28 dicembre del 47, esatto. Okay, quindi altrimenti non ci spiegheremmo la storia, la complessa e a volte molto drammatica storia del nostro paese, no? A cominciare dal fatto che alcuni pezzi di attuazione costituzionale, che nella Costituzione sono pezzi fondamentali, come l'attuazione delle autonomie regionali, il diritto alla salute, eccetera, eccetera, arrivano 30 anni dopo la promulgazione della Costituzione italiana. Per non parlare di tanto altro, ma giusto per fare degli esempi. E non dobbiamo scordarci che sempre più con la connivenza delle cosiddette forze di sinistra e di centro-sinistra, questa storia di scardinamento eversivo della Costituzione è stato puntellato anche da vari tentativi istituzionali formalizzati, come le commissioni bicamerali. Certo. No? Ci sono state ben tre commissioni bicamerali in questi decenni. L'obiettivo appunto è quello di combattere il significato profondo che dava prima il compagno Domenico della Costituzione, della nostra Costituzione, che diversamente dalle altre è una Costituzione che si basa sulla democrazia sociale e che produce una forma di Stato, che direbbero i giuristi, non entriamo nel principio del linguaggio giuridico, però bisogna imparare ad usarle, la forma di Stato appunto di democrazia sociale, che è altra cosa rispetto alla democrazia classica di stampo liberal-democratico. E non a caso
per esempio, anche in questo senso anche il linguaggio, no, è importante, non solo il linguaggio della Costituzione, ma anche il linguaggio dei nemici della Costituzione. Cioè tutti i tentativi di destra, del centrodestra sotto varie forme, le proposte presidenziali o quant'altro, che per esempio fanno riferimento all'espressione capo del governo, quell'espressione che si usava sotto il fascismo, per appunto, e che hanno messo anche nero su bianco su alcune proposte di scardinamento costituzionale, vanno evidentemente in una direzione, appunto, che veniva ricordata anche prima nell'introduzione, di rafforzamento degli esecutivi a discapito di tutte le forme di democrazia, a cominciare dal funzionamento del Parlamento, ma non solo quello, che pretendono di rappresentare sul piano politico-istituzionale quel pluralismo sociale che in particolare caratterizza le società dell'Europa continentale. Questo credo ci torniamo un attimo. Allora, se da una parte il centrodestra ha sviluppato in molte forme diversi tentativi che vanno in questa direzione del rafforzamento degli esecutivi contro la democrazia, sostanzialmente in modo un po' schematico si può dire, non è che le forze di centro-sinistra abbiano fatto si siano opposte al fondamento di questo attacco eversivo, perché comunque sono andate nella stessa direzione sotto altre forme a favorire e a proporre anche esplicitamente forme di primato degli esecutivi sui luoghi dell'organizzazione della sovranità popolare. E quindi tutto in funzione sostanzialmente antiparlamentare. Anche dobbiamo pensare che non è solo il piano delle istituzioni della democrazia sul piano nazionale, scusate, ma anche sul piano locale, no? Pensate alle trasformazioni dei modi di eleggere i governatori, anche questo è un nome usato dai fascisti, perché noi ora stiamo a tutti i giornali che ci parlano dei governatori delle regioni. Per ora non è stato cambiato il nome, istituzionalmente si chiama tal. Secondo. Ciao. Niente, l'importante è esserci. Qualche piano ci siete. Ecco, questo libricino è per tutti voi, è il manualetto che serve per quel lavoro che si può fare sia a livello nazionale che sul territorio, su come utilizzare la Costituzione, come difenderla, sulle varie questioni, dalla scuola, dalla sanità, insomma è un ottimo viatico per capire lo spirito profondo che lega la società alla nostra Costituzione, e difatti stiamo trattando di questo. Quindi l'attacco eversivo contro la democrazia sociale si è sviluppato ai vari livelli, dicono oggi sui scienziati sociali, a un livello multiscalare, no? E d'altra parte apro qui una cosa, poi ci torneremo sopra, ma anche tutto il dibattito, per una parentesi perché si collega su questo, che c'è nelle scienze sociali, mentre non solo nel diritto, sulla cosiddetta perdita di sovranità degli stati nazionali, ovviamente stiamo parlando sempre del mondo occidentale, diciamo così, no? Perché in alcuni casi sono stati che non sono stati nazione, insomma, no? Quindi in un'ottica comunque interna a quello che succede al cosiddetto occidente capitalistico, la cosiddetta perdita di sovranità degli stati nazionali è uno dei tanti temi che vengono discussi non solo nel dibattito pubblico ma anche nel cosiddetto dibattito scientifico in modo spesso molto ideologico e mistificatorio, no? C'è chi ha ormai affermato che gli stati nazione sono finiti o chi più specialmente che devono finire. Ovviamente il compito dei marxisti non è quello di difendere lo Stato, certo. Né borghese di un altro tipo, perché Marx nel Critica del Programma di Gotha ci ha detto che lo Stato va estinto, qualsiasi Stato. Lo Stato in sé è uno strumento di oppressione, no? Anche se lo gestiscono sedicenti comunisti, come prospettiva di rivoluzione. No? Quindi dobbiamo invece capire che lo Stato e Nazione in realtà
non si è affatto dissolto nei suoi poteri, no? Specialmente a questo ha fatto molta, come di molta breccia anche una certa cosiddetta sinistra radicale, no? Espressione ormai che non si può assolutamente più usare, mi sa che questo è un senso. Radicale vuol dire che va alle radici, ma ormai radicale, mettiamoci pure il partito radicale, è proprio un'espressione per non utilizzare. Però ha fatto breccia anche la sinistra radicale questa idea che, totalmente sbagliata come teoria nei suoi fondamenti, no? Che con la globalizzazione ci sarebbe appunto una economia capitalista che ormai ha tolto il potere agli stati, no? Scusatemi, soffermo un attimo su questo perché è un passaggio importante, poi queste sono sempre le mie opinioni, certo. Noi dobbiamo dire la verità come marxisti, ma questo non significa, come diceva Gramsci, che io pretenda di dire la verità, dico la mia. È una verità relativa rispetto al soggetto che la dice. Certo. E su questo bisogna stare attenti, perché questo discorso è molto passato, quindi nelle nostre teste rischia di passare non solo l'ideologia avversaria, ma anche l'ideologia avversaria così come viene digerita da pseudo compagni, no? Quindi bisogna stare con tutte le antenne ritte da questo punto di vista. Allora, non si può proporre una analisi della cosiddetta globalizzazione, altra espressione che dovremmo smettere di usare, in questo modo, perché questa non ha nessuna base scientifica, no? E non serve a nulla. Non c'è un'economia come sfera autonoma da una sfera politica e una sfera culturale istituzionale. Certo. Questo vale sul piano analitico. Sul piano analitico, quando studiamo alcuni meccanismi che sono specifici della sfera politica, alcuni meccanismi sono specifici, fenomeni che sono specifici della sfera economica, della sfera culturale e quant'altro. Ma poi dobbiamo essere consapevoli, innanzitutto perché siamo marxisti, che queste sfere sul piano delle loro determinazioni concrete sono assolutamente interconnesse. Okay? Allora, non è dicibile, come appunto viene detto, che siamo di fronte a un'economia che ha esautorato la politica, e innanzitutto lo Stato come espressione della politica organizzata, dei suoi poteri. Dobbiamo invece capire, nella determinazione storica in cui ci troviamo, quindi una società capitalistica che si fa sempre più globale, eccetera, dico società capitalistica perché, per non usare l'espressione più corretta, modo sociale di produzione capitalistica, che è un po' lungo, che si fa sempre più globale, cosa avviene nei rapporti tra frazioni dell'economia, tra frazioni dominanti dell'economia e stati dominanti, tra stati dominanti e stati dominati e così via. No? Quindi la questione è molto più complessa, perché questo lo capiamo immediatamente, ma che senso ha dire che lo Stato si indebolisce sempre più in astratto? Parliamo dello Stato degli Stati Uniti d'America o stiamo parlando dello Stato del Burundi? Forse c'è un po' di differenza, no? Allora, quindi la questione va posta in un altro modo. Appunto, da marxista, innanzitutto, essendo consapevoli di tutto quello che implica essere dentro un modo sociale di produzione, che in questo caso è un modo sociale di produzione capitalistico. E quindi capire che su questo poi ci sono ovviamente anche nel marxismo diversi punti di vista, ma comunque che sicuramente da un punto di vista marxista lo Stato non è un soggetto neutro, quindi le frasi del senso comune, tipo lo Stato siamo noi, magari per difendere l'idea della legalità, vanno bene quando se ne parla al bar, però lo Stato non siamo noi, lo Stato è diciamo, per capirci velocemente, un luogo dove si organizzano gli interessi e dove in genere tendono a prevalere gli interessi delle classi dominanti. Però questo non significa, su questo penso che per esempio la visione di Poulantzas è interessante, è comunque un'arena dove si scontrano interessi materiali, punti di vista, valori e ideologie differenti. Ok? E ovviamente in questa arena c'è chi ha più peso, più potenza, più risorse, chi ne ha meno. Però non dobbiamo perdere di vista questo, perché se perdiamo di vista questo, rischiamo di cadere nell'economicismo.
Cioè l'idea che tanto lo Stato è sempre e solo meramente comitato d'affari della borghesia, e Marx non diceva così, Marx era attento, come veniva ricordato prima, a differenziare le forme della sovrastruttura rispetto alla struttura e analizzare le differenze. Perché se fosse lo Stato sempre e comunque un mero comitato d'affari, noi non sapremmo spiegarci le differenze fra forme di Stato e forme di governo, ma lasciando perdere la terminologia giuridica, le differenze nell'organizzazione, nell'indirizzo politico dei diversi stati della borghesia. Certo. E non ci saremmo spiegati perché da noi c'è una certa costituzione, a Weimar ce n'era un'altra, negli Stati Uniti c'è un'altra ancora, in Inghilterra non c'è una costituzione perché ne parla meno. No? Quindi questo è importante. Allora, nello stesso tempo dobbiamo capire che le trasformazioni che lo Stato e quindi il controllo da parte dello Stato di una serie di variabili di questi ultimi decenni sono in parte anche prodotte artatamente da chi questi Stati ha governato. Questo lo riconosco anche studiosi intellettuali non marxisti, penso Luciano Galdino, sta scrivendo da questo punto di vista delle ottime analisi che consiglio a tutti. L'ultimo libro era Colpo di Stato e Governo, sì, sì. Dove c'è dove c'è un'analisi molto precisa di questo, una prospettiva socialdemocratica, però l'analisi è sicuramente molto accurata, no? Dove si dimostra, per esempio, che la cosiddetta maggiore forza dei capitali